Va benissimo, Tiziano, datemi solo conferma che mi sentite. Vai. Perfetto, e intanto grazie ai compagni del club di ADL per aver organizzato questo momento. E io naturalmente vi porto l'esperienza e un po' condivido quello che è un percorso messo in campo da un settore particolare che è quello del food delivery, soprattutto dai rider che lo vivono e lo rendono attivo nelle nostre città. Però quello che vorrei mettere in evidenza è come naturalmente è quello che un po' da alcuni anni cerchiamo di dire è che la battaglia attorno alla definizione di quello che è un lavoro dignitoso per i rider non è una battaglia limitata semplicemente a questo tipo di lavoratori, ma è una battaglia più generale che si inserisce poi in una serie di trasformazioni più ampie del capitalismo dei nostri giorni. Lo diceva adesso, no, Emanuele Braga nel suo intervento, il ruolo delle piattaforme digitali e della logistica negli ultimi anni è diventato un ruolo sempre più importante, pervasivo e sicuramente all'interno di questa pandemia ne escono come forme di come operazioni del capitale vincente, cioè all'interno di un processo più generale di riorganizzazione degli assetti produttivi a partire appunto dalla pandemia. Le piattaforme si candidano ad essere il soggetto vincente per quanto riguarda le forme di impresa e di organizzazione del lavoro. E cosa connota queste piattaforme? Prima di tutto l'idea che chi si colloca sulle piattaforme non sia un vero e proprio lavoratore, quanto un imprenditore di se stesso. Quindi i rider, così come gli autisti di Uber o gli addetti alle pulizie, ad esempio su piattaforme come Helpling, sono in realtà delle forme di microimpresa. Cioè dietro questa retorica si cela naturalmente una riorganizzazione dei rapporti fra capitale e lavoro, dove il rischio di impresa, i costi sono scaricati sempre di più sul lavoratore e dove viene meno quell'idea del salario come misura della riproduzione sociale, potremmo dire, cioè il salario è sempre più schiacciato sulla prestazione lavorativa nella sua immediatezza. I lavoratori sono pagati a cottimo, ok? I rider sono lavoratori che vengono sempre più definiti da contratti basati sul cottimo, dove non esiste nessuna forma di contrattazione, dove l'impresa diventa qualcosa di immateriale che non è tangibile, non è toccabile molte volte, ma che è in grado di controllare perfettamente il processo produttivo grazie alla potenza dell'algoritmo e dove diversi segmenti di precariato metropolitano, dagli studenti ai migranti, vengono inglobati e vengono gerarchizzati all'interno delle piattaforme. E quello che però insomma, credo che sia anche straordinario è vedere come questo modello di impresa, modello di organizzazione del lavoro è stato accompagnato nella sua espansione da un ciclo di lotte che si è fatto sempre più globale. Non c'è in questo momento un paese al mondo dove sono presenti le piattaforme di food delivery, ad esempio, dove non ci siano esperienze di sindacalismo di lotta e soprattutto di auto-organizzazione dei rider, dall'America Latina all'Asia, passando per l'Europa e il Nord America. E l'esperienza di auto-organizzazione dei rider è un'esperienza, a mio avviso, molto importante perché quello che noi siamo sempre detti, che è una sfida al sindacalismo tradizionale nelle pratiche e nelle forme di organizzazione. Questo non vuol dire che il sindacato tradizionale sparisce, anzi, uno degli elementi più importanti che noi stiamo rilevando è poi la riorganizzazione di alcune esperienze auto-organizzate dei rider attorno comunque a un supporto, un'interazione con forme di sindacalismo
di base o più tradizionale, in alcuni casi addirittura i sindacati confederali. Ma il punto è un altro, che per i rider decidono i rider. Non ci sono relazioni industriali già sedimentate. O i rider lottano e costruiscono dei rapporti di forza, o i rider vengono comandati dalle piattaforme. Non esistono forme di mediazione nel rapporto. O i rider si organizzano, o sono le piattaforme a decidere. E la lotta è soprattutto in questo momento nel riconoscimento di una distanza, di una differenza tra quelle che sono le piattaforme e invece le diverse richieste del lavoro vivo. In questo contesto, naturalmente, la pandemia ha messo in luce quelle caratteristiche di questo lavoro e di una fetta più ampia di forme del precariato che molte volte invece vengono, come posso dire, rese invisibili ma esperite quotidianamente. Faccio degli esempi. I rider sono rimasti completamente scoperti da un punto di vista di protezioni sociali, di welfare, non hanno avuto accesso a nessun tipo di bonus di ristoro, così come invece hanno preso sulle loro spalle qualsiasi rischio per quanto riguardasse, ad esempio, anche la loro salute. Queste caratteristiche dei lavori precari, non tutelati, sono caratteristiche che molte volte la forza lavoro esperisce quotidianamente. Uno dei principali problemi che c'è stato nel mondo diciamo, del food delivery sono stati gli incidenti, gli infortuni sul lavoro, che sono frequentissimi per chi attraversa le strade delle città. E quello che la pandemia ha permesso è di vedere come invece la mancanza di protezioni sociali sia una caratteristica non occasionale, ma strutturale di queste nuove, ma in realtà anche vecchie, forme del lavoro. E quello che abbiamo visto, soprattutto nell'ultimo periodo, poi, è anche un uso, ma un uso disciplinante del lavoro dei rider. Mi spiego. Abbiamo assistito molte volte a una retorica per cui il lavoro del rider veniva messo in contrapposizione con altri lavori più garantiti. E quindi, ad esempio, a dicembre si era cercato di mettere in contrapposizione le proteste dei rider e, per esempio, le proteste dei lavoratori della sanità. Come per dire, voi avete dei contratti super tutelati, perché dovreste protestare? In questo momento c'è tanta gente che non ha un lavoro, pensate piuttosto a lavorare invece di scioperare. E allo stesso modo, no, c'è stata molto questa retorica del dire, ecco, vedete, prima insomma, questi certi lavoratori facevano il gioielliere, ci sono queste storie incredibili che sono uscite, o faceva l'imprenditore, adesso fa il rider ed è felice perché in questo momento di difficoltà non c'è bisogno per forza di vivere di sussidi, di reddito, di cittadinanza, ma si possono fare qualsiasi lavoro e ogni lavoro è dignitoso. Il punto è rompere questa retorica, e in questo è importante notare come in questi mesi ci sia una rinnovata conflittualità all'interno del mondo dei rider. C'è stato un contratto che è stato firmato dall'associazione di categoria delle piattaforme che di fatto istituzionalizza il cottimo. C'è stata un'ondata di scioperi molto forti durante la prima parte dell'autunno. C'è stata una trattativa a livello nazionale che è andata avanti e che di fatto registra comunque un dato importante, due dati importanti, cioè il primo è che nessuno più parla di lavoretti e secondo che l'idea che questo sia un lavoro che vada regolamentato è diventata un'idea condivisa, comune. Il punto è capire adesso come. In questo si è aperto un percorso di riflessione nazionale. La prossima settimana, il 25, ci sarà un'assemblea nazionale della prima volta dopo più di 2 anni che viene fatta un'assemblea nazionale in Italia. Pochi giorni prima ci sarà anche una mobilitazione internazionale dei lavoratori del food delivery che andrà veramente dall'America Latina fino all'Europa e l'obiettivo è quello di costruire per marzo una grande giornata di mobilitazione. Qual è però il punto, secondo me?
Spesso i rider dicono non per noi ma per tutti, cioè questa è una battaglia simbolica che però è allo stesso tempo la possibilità, l'occasione di un momento di convergenza per tante forze del lavoro in lotta in questo momento. Quindi diciamo che all'interno di questo contesto che è stato descritto benissimo all'inizio dagli interventi soprattutto da quello di Sandro che ha messo in luce come naturalmente quello che ci si prospetta probabilmente davanti è un uso combinato di forme di rivisitazione del welfare e politiche del lavoro a tutto vantaggio aziendale. Ci sembra che invece aprire degli spazi di lotta sia importante. Cioè nel momento in cui si discute di quello che è, diciamo così, un po' per usare un'altra espressione, il mondo che verrà, il problema è chi è che ha diritto di parola. A chi verrà concesso esprimere una visione diversa di questo mondo? Il punto è prendersi questi spazi, non demandare ad altri la possibilità di farlo e su questo i rider stanno cercando di muoversi portando il loro punto di vista, che è un punto di vista particolare ma più generale, che riguarda, come dicevo, le forme di riorganizzazione del lavoro all'interno di questo contesto. E quindi magari l'invito che mi sento di fare è quello soprattutto di provare a lavorare in questa direzione di convergenza di forme di mobilitazione. E quindi spero che riusciremo ad avere anche altri momenti di confronto a partire anche dai prossimi passaggi che ci saranno, come dicevo, dell'Assemblea nazionale.